Sono contentissima che Sandra Bonzi sia tornata in piazzetta d'Aosta oggi a raccontarci il suo secondo libro, perché per me Sandra ormai è un'amica. Ci aspettiamo anche per il terzo, per il quarto. E, dunque, partirei Sandra, giornalista, scrittrice, era stata qua in piazzetta per 9 giorni e mezzo, il primo suo romanzo, con protagonista Elena Donati, giornalista, con una famiglia arzigogolata, un lavoro che la impegna e questa cosa che già è cominciata nel primo romanzo, questo dover sentire la necessità di risolvere i misteri che le capitano in questi giorni, ecco. Quindi nel primo l'abbiamo lasciata in un modo, nel secondo, che vi anticipo, può essere letto indipendentemente dal primo, ma se leggerete prima il secondo, poi vorrete leggere anche il primo, sappiatelo. Allora, la ritroviamo in una situazione familiare completamente diversa. Prima i figli erano tutti in giro, adesso sono tutti tornati. Sono tanti i temi di questo libro. Ne parliamo. Qual è il tema che più ti... la famiglia, il giornalismo, qual è il tema che ti sta più a cuore, del quale... No, in generale sono l'evoluzione dei rapporti tra i personaggi, come sono cambiati, che cosa sta succedendo all'interno di questo nucleo. Quindi da un lato c'è, come dicevi tu, ci sono i figli che rientrano, e quindi Elena, che nel primo libro dove si trovava ad affrontare il vuoto, in qualche modo il nido che si stava svuotando, adesso invece si trova a gestire il troppo pieno, ma non un troppo pieno qualsiasi, il troppo pieno da figli che sono andati a studiare altrove e che tornano, quindi tornano con tutte le loro esperienze e tutto il loro mondo, tutti i loro amici, che sono inevitabilmente come dire, provenienti anche da mondi diversi. In particolare Anna, che ha fatto l'Erasmus a Londra, torna e quindi si porta dietro tutto un mondo di fidanzati. Non si capisce bene se sono tutti fidanzati, se sono tutti amici, se sono, cosa sono, però insomma, senza definirli troppo, è un ostello della gioventù, io dico, no? Quindi lei si sente un po'... Elena a un certo punto si dice, beh, forse se la prossima volta che sperimento il nido vuoto e ho questo qualche dubbio, facciamo che questa volta invece stappo una bottiglia e me la bevo, perché tutto sommato a un certo punto è giusto che i figli se ne vadano. Quindi quello è un rapporto che... questo tema è un tema che mi incuriosisce, che mi insegna. Vabbè, ok. E poi l'altro tema è il tema dell'età che passa e quindi di come cambiano le cose, anche il rapporto al proprio corpo, alle relazioni, questo è un altro tema. E poi forse l'aver messo questa volta, senza fare troppo spoiler, questa volta gli omicidi sono più di uno, cioè in realtà è uno, che però riapre una serie di cold cases. Il fatto di averli collocati questa volta nell'ambito del femminile, questo è stato una cosa che ho voluto fare, che ho scelto volutamente, nel senso che secondo me il tema delle donne uccise è un tema che non si risolve ovviamente con un romanzetto, ma però insomma, mi piaceva accendere una lucetta su quella roba là, perché è un tema orrendo, ecco. Ci sta a cuore assolutamente. E quindi da dove inizio? Mi hai messo di fronte la mia critica personale. No, assolutamente. L'ultima volta che sono venuta, la prima e unica volta che sono venuta ad Aosta, la prima di una lunga serie, la cosa che mi aveva colpito tantissimo era stato proprio il gruppo di lettura che fate,
E quindi era stato uno stimolo non indifferente. Adesso mi ritrovo con il gruppo di lettura che mi aspettava l'aiuto. E quindi, no, molto interessante, bello, mi piace moltissimo. Da dove? Allora, durante l'intervista, nella locandina e su tutti i giornali valdostani è apparsa la notizia che a moderare l'incontro di oggi ci sarebbe stata Fabiola Megna, ma non ci sono io, dovete accontentarvi. Io già l'anno scorso mi ero divertita tantissimo a chiacchierare con Sandra e quindi ben contenta oggi Fabi non poteva quindi a sostituirla. Ho ascoltato l'intervista fatta in radio con Radio Proposta Aosta e c'è una frase che mi è piaciuta tantissimo e che ti ho detto anche prima quando ci siamo incontrate, che trai ispirazione per i tuoi romanzi da Le vite altrui. In che senso? Io rubo le, ecco la frase è, io rubo le vite. Ma nel senso che pesco sicuramente nella mia vita, nelle vite delle persone che conosco, però pesco anche molto nelle vite che sento o che mi vengono raccontate o che sento anche un po' di nascosto, nel senso che è quello che ho raccontato al ristorante, sì, vengo spesso richiamata all'ordine perché mi distraggo, perché ascolto quello che accade al tavolo a fianco, dietro, eccetera, perché mi diverte molto. Per cui in questo senso qui dentro ci sono anche un po' di vite rubate, cioè ogni personaggio non riesco a identificarlo, non è identificabile con qualcuno che esiste nella realtà, ma è la sommatoria di tanti piccoli vizi, virtù, caratteristiche, curiosità che formano persone che magari ho incontrato, ho ascoltato o rubato, appunto, in questo senso rubo, sono curiosa, non sono pettegola, ecco, quello no, come persona il pettegolezzo non è mio, però invece sono molto curiosa di un po' le persone mi raccontano, evidentemente ispiro, sono una che sa ascoltare, ecco, e quindi mi vengono raccontate le loro vite e questa è una cosa che a me piace, poi magari qualcosa rubo. Ecco. Con l'ascolto è una cosa bellissima e secondo me traspare anche nella tua scrittura, perché si vede proprio un po' la crescita dei vari personaggi. I temi, ritorno a Bom, a parte mi stavo dimenticando di farti complimenti per il titolo. Il mio nome è Due di Picche, scusate, ma standing ovation per il titolo. È venuto da te? Allora, inizialmente doveva essere Due di Picche, cioè fin dalle semplice. Due di Picche era nato così, l'anno scorso quando ho cominciato a scrivere sì, la storia, insomma, Due di Picche, ma perché Due di Picche ha un senso, quindi è la carta, però è anche il rifiuto, quindi è nel suo significato più completo. Dopodiché l'editore mi ha detto, ma sai che esiste già un libro? No, però me l'ha detto tipo 6 mesi dopo, capito? Quando ormai per te poteva essere solo Due di Picche. Quindi ho cominciato a pensare alternative, loro mi hanno fatto delle proposte. A un certo punto ho detto, scusa, ma se mi dicessi il mio nome è Due di Picche? E ha detto, va bene, perfetto. Infatti secondo me è meglio, molto meglio così, no? Un po' richiama Bond, ovviamente, James, però è Due di Picche. Ci sta. E quindi torniamo ai tanti temi affrontati, che sono anche appunto la famiglia, il nido vuoto come parlavamo prima, il ritorno dei figli, i genitori. Tu il tuo libro l'hai dedicato alla tua mamma. Il primo non mi ricordo a chi l'avevi dedicato. Ai tuoi figli. Beh, di fronte. Fare un terzo per fare. A un certo punto. Beh, tocca fare un terzo. La famiglia ingombrante, la famiglia piena di vite.
vita, come può essere Margherita, la mamma di Elena, che è un vulcano, che ha lasciato il padre, ha lasciato il compagno, il marito ottantenne, con un coraggio mitico per andare a vivere con le sue amiche e godersela. E, l'amicizia c'è anche tanto. Quanto è importante questo, sì, l'amicizia, poi questa amicizia. Allora, vabbè, nel libro c'è tanta amicizia, ma anche nel precedente. In questo c'è l'amicizia storica tra Elena e Claudia, che però in qualche modo vacilla. Ora, sono stati scritti dei libri bellissimi sull'amicizia, sulle ombre e le luci dell'amicizia femminile. Elena Ferrante, ecco, per cui no. Questa roba qua, no, però qualche accenno a questa, a questa, come dire, a questo rapporto che è importantissimo, forte, che arriva, che affonda le radici dal liceo, sto parlando di queste due qua, che però che non è mai stato messo in crisi da niente, da nessuno, questa volta sembra, no, che si metta un attimo in crisi e poi invece vedremo che si salva. No, perché per me l'amicizia è fondamentale, in particolare l'amicizia femminile. A me, io sono cresciuta grazie alle amiche, alle donne, e non potrei vivere senza, io francamente. Ecco. Poi alcune mi hanno accompagnato, ci accompagniamo da anni, altre sono delle amicizie che sono nate più tardi, ma insomma, sono fondamentali, io credo. Io vedo che l'ho dedicato alla mia mamma, nonostante lei, allora, proprio perché tutti mi chiedono, ma Margherita, la tua? No, la mia mamma è proprio lontanissima da lei. È una mamma, chioccia, cioè quindi non in competizione, perché il problema di Margherita è che è un personaggio... È una donna che a me piace, ma come amica, mi piacerebbe essere lei a 80, io lei a 80 anni, ma averla come madre è un caterpillar che ti schiaccia e che, con il quale cioè, devi versare a miliardi di analisi, perché non ne uscirai viva da una madre del genere, no? Per cui è un personaggio da tenere qua dentro, bello carino, appunto, però non lasciamo uscire. Cioè, è una Mara Maionchi all'ennesima potenza, secondo me, lei, no? Sì, confermo, è vero. Bella da vedere in televisione, però per la casa non lo so. Fantastica, però, con i suoi detti, certo. Mamma che risate. Ecco, questo è un libro che da libraia consiglio, vabbè, ripeto, un po' perché appunto a me è piaciuto molto, il primo... anche e soprattutto, ma perché ti fa una compagnia, è leggero, ma ti trovi un sacco di cose del tuo vissuto, no? E tra queste vorrei un argomento che insomma che non tante scrittrici affrontano nei loro libri, e tu l'hai fatto e l'ho molto apprezzato, la questione del tempo che avanza, la menopausa, e tutto quello che appunto ne consegue, ecco. Quindi stiamo parlando di un libro che ha una storia di appunto è un giallo, ma con tutte queste storie nella storia. Ed è stato, secondo me, cioè, ed è un bel dono quello di riuscire a tirare tutte le fila. Mi piacciono molto le figure sia femminili che maschili. Tornando, tu parlavamo di Margherita, ma Mario il l'ex marito di Margherita, il papà di Elena, che cosa succede al Mario? Allora, Mario è un personaggio interessante che a me piace molto. Allora, è un uomo che nel primo libro è stato mollato a 80 anni da un giorno all'altro da questa moglie che appunto è Margherita.
una donna della quale lui si è innamorato molto giovane e proprio ed è stato travolto da questa donna, dal fascino di questa donna, alla quale ha in qualche modo delegato la vita, perché una così in cambio deleghi la vita, non puoi fare altro in qualche modo, che da un lato è anche una, come dire, anche una bella comodità, ecco, no? Per cui è stato, quando è stato mollato, si è ritrovato improvvisamente a doversi confrontare altro che con il vuoto, ma con una vita da reinventare completamente, ma anche proprio perché non l'ha mai praticata in qualche modo. Ha sempre camminato rasente i muri, essendo soddisfatto che c'era lei che risolveva tutto, faceva tutto. Invece questo vuoto creato dopo un primo smandamento viene, capisce che è un'occasione per tante ragioni, perché comincia anche a buttarsi all'esterno, quindi comincia ad avere delle attività che lo mettono in contatto con un mondo che prima non frequentava, e poi perché trova un amore che, se nel primo libro è solo accennato, anche in questo, cioè non entro nei meandri di questa relazione, però mi divertiva capire cosa succede a lui, ovviamente usando, perché secondo a lei, mi divertiva, ovviamente giocando con dei toni estremamente leggeri ed esasperando. Però io mi domando che cosa succede a un uomo che scopre l'amore e di conseguenza il sesso a 80 anni, cioè gli viene, secondo me, gli viene una botta di adolescenza fuori tempo massimo, ed è quello che a lui accade, con molta tenerezza, perché comunque non possiamo dimenticare che ha 80 anni. Quindi con tutte le titubanze, con tutte le, anche le, come dire, i pudori, però è quello che accade, e si affida inevitabilmente a Elena, che in realtà si trova a essere interno di una serie di situazioni, perché a lei si affida un po' troppa gente. Comunque lui si affida a lei per dei consigli, e sono questa serie di telefonate, no, che lui fa, ogni tanto notturno, ogni tanto diurne, ma col cellulare, che anche quello lo sa maneggiare poco, ma io non so, lì ecco mi sono ispirata abbastanza alla realtà. Mia mamma, che manda messaggi sbagliando ogni tanto, no? Ogni tanto è convinta di averli mandati a me, invece li ha mandati a mio fratello o a una sua amica, quindi si incazza perché tu non le hai risposto. Cioè, la tecnologia non è che è proprio una roba da tutti, no? Io sostengo che il computer lo uso come se avessi in mano, cioè io in mano una Porsche la uso come se fosse una 500, di fatto. Ecco, mia mamma ancora come se fosse una bicicletta. Quindi dici, e Mario è un po' così, e lo tratto in questo modo, insomma, mi diverto, mi sono divertita moltissimo a scrivere quei dialoghi là, perché me li sono immaginati e mi ha divertito. Sì. E un altro, poi direi che possiamo anche passare. Sì, brava. Sì, sì. Un altro tema che mi ha, insomma, che trovo molto molto attuale è proprio la questione un po' legata al giornalismo. Tu sei una giornalista, Elena è una giornalista, e Elena si trova a dover gestire il giornalismo di oggi, che si mischia con i social, con una piccola riflessione. Allora, in realtà, Elena si trova, cioè il giornalismo si trova ad affrontare un... Allora, nel primo libro lei stava, il suo caporedattore andava in pensione e sarebbe toccato a lei diventare caporedattore, punto, senza ma. E invece quel giornale viene trasformato, e quindi si ritrova a doversi relazionare con un tagliateste, di fatto, che non è solo un tagliateste, ma è anche un
diciamo un manager rampante molto contemporaneo, il quale decide che i lettori non sono più lettori ma sono clienti, sono consumatori e che hanno bisogno, non hanno più bisogno di riflessioni, hanno bisogno di tweet, hanno bisogno di informazione veloce, eccetera. Allora, anche in questo caso io non scendo in profondità, ovviamente non è un saggio sullo stato dell'informazione oggi in Italia e nel mondo, anche perché è in continua evoluzione, pensate solo quello che potrà succedere, succederà con l'intelligenza artificiale, quello è il dibattito oggi, i social sono stati quasi superati, mangiati, sfruttati, mandati. Però ecco, diciamo che quello che succede è che la velocità dei social mette in difficoltà i tempi del giornalismo e quindi dovendosi però confrontare con questi, inevitabilmente anche il giornalismo si è spostato verso la velocità e quindi necessariamente una minore attenzione alle fonti, alla verifica delle informazioni, a tutto ciò che faceva parte di un certo modo di fare giornalismo. Non dico che sia scomparso, però questo è un tema. Nel libro questa cosa viene fuori, in questo secondo in particolare con Andrea, no? Che è il ragazzo che sta facendo... Era lo stagista nel primo libro e grazie ad Elena, quindi non pagato, eccetera, eccetera, grazie ad Elena è riuscito a ottenere il praticantato, quindi che sta facendo lì. E lui si trova a un certo punto di fronte al dubbio, cosa faccio? Ho la notizia, posso fare lo scoop, ma dare quella notizia significherebbe comunicare al mondo prima ancora dei parenti. Una morte, di un omicidio, quindi che faccio? Rinuncio, vado avanti, è un tema. Sì, perché tra tutti i temi c'è anche un omicidio, anzi, e quindi anche questa parte qua, come dicevo, il tuo è un romanzo, non è solo un giallo, è un libro che tocca appunto diverse corde. Andrà avanti questa storia? Vediamo, probabilmente sì. Allora, sì, un terzo capitolo credo proprio di sì, anche perché ci sono ancora un po' di cose da dire. Comunque diciamo che il giallo fa da filo conduttore, per me quello è il filo rosso che unisce i puntini, che mi porta dall'inizio alla fine. Dopodiché ci sono invece le relazioni all'interno di questo gruppo, che ormai è una banda di fatto, cioè è un gruppone, perché i personaggi del precedente libro adesso se ne sono aggiunti qualcun altro e sì, mi diverte perché è una banda che sta crescendo, un'armata Brancaleone secondo me, perché non è che proprio sono tutti, non ce n'è uno che sia proprio bello a te, in bolla, forse qualcuno, però sei qualcuno, però in generale, poi arrivano, perché arrivano tutti alla conclusione, arrivano, però sempre per vie traverse, ecco, anche la soluzione del giallo non è mai lineare, fanno sempre delle cazzate, diciamolo, perché sono delle, cioè, beh, già Elena è un po' una pasticciona, nel senso che probabilmente lei pensa di essere un po' più quadratina, ma alla fine incappa, crede troppo a sua madre, a queste tre vecchiette che in qualche modo hanno delle intuizioni, perché poi o ci si ritrovano o hanno delle intuizioni, però poi alla fine perdono sempre i colpi, sbagliano, seguono convinte, ossessionate un po' dalle serie, con le quali pensano di aver capito tutto e invece... Hai capito gran poco. Qualche altro tema del quale ci vuoi parlare tu? Perché io sono una fan, credo, di
di essere la capobanda. E quindi a me il libro è piaciuto il primo, aspetto già il terzo, mi piace come scrivi. C'è qualcosa che... Siamo a qualche numero di presentazioni? Sì. Ecco. Ecco, una domanda che non ti hanno fatto e che ti sarebbe piaciuta? Alla Marzullo, eh? Cavolo, no, no, questa che non mi viene in mente, assolutamente. No, forse, no, un tema, quando io dicevo che il tema dell'amicizia è molto presente, adesso mi viene da pensare che è declinata in tanti modi, perché c'è l'amicizia tra le tre vecchiette, che quindi è un'amicizia, è un'amicizia importante perché comunque queste, anche pur essendo delle folli, hanno deciso di... Non lo sanno, qualcuno forse non lo sa. Sai cosa è successo? No. Sono ho tre ottantenni, di cui una ha deciso di mollare il marito e di andare a vivere con le amiche, quindi di passare l'ultima parte di vita tra loro e quindi dedicando alle loro passioni. Tango, cocktail, burraco, serie, crime, quindi ecco, adesso dovranno pure occuparsi di un cane perché è entrato nella loro vita e vedremo anche, c'è un ragazzino che è entrato in questo, secondo, vediamo che fine farà. E quindi c'è quell'amicizia, c'è l'amicizia tra Elena e Claudia, che è un'amicizia che si è costruita al liceo e che si è portata avanti, insomma, 40 anni di amicizia non è poca, però poi c'è un'altra amicizia ancora che attraversa anche il romanzo e che è un'amicizia che vedremo un po' se si riuscirà a riallacciare, perché è sempre un'amicizia di Elena, di una ragazza che ha conosciuto in un aereo quando aveva 17 anni, che però lei neozelandese riuscirà a trovare, riuscirà a rintracciarla, i social serviranno a qualcosa, sì no, boh, vedremo. Poi ci sono gli amici che in questo libro, in questo secondo capitolo, sono assenti, ma invece erano molto presenti nel primo e quindi, boh, secondo me forse torneranno. Quindi il tema, quello lì, c'è tanto. Perché come dicevo prima, ci credo veramente tanto. L'altro tema che mi porto dietro, secondo me, è il rapporto tra le generazioni, perché anche qui, oltre ad esserci il rapporto tra Andrea, lo stagista, e Elena, quindi questo rapporto che è simbiotico, perché è anche di scambio importantissimo, perché Elena non sa mettere le mani, non maneggia la tecnologia, questo ragazzo la maneggia molto bene, ma non maneggia l'etica e non maneggia le basi del giornalismo, la tecnica, quindi in questo scambio crescono tutti e due. E c'è il rapporto tra le vecchiette e questo ragazzino, c'è un ragazzino che compare in questo secondo libro, quindi non guardo giusto, ed è il regista, perché abbiamo anche il regista. Quindi questa è una cosa che io, della quale credo tanto, e quindi... Poi prima hai citato il tema della menopausa, sì, c'è anche, non è il tema della menopausa, è il tema degli anni che passano e dei conti che si fanno, no? Con il corpo, con tutto. E siccome la protagonista è una donna e ha quasi 60 anni, il tema è anche della menopausa, ovvio. Perché? Perché fa parte della vita e soprattutto perché... allora, adesso si comincia, da qualche anno si è cominciato un po' a parlare in modo un po' più intelligente della maternità, cioè in modo un po' più vero, in modo meno confettoso, no? Per cui una, se non la viveva proprio in quel modo lì, poi si sentiva in colpa perché... Ecco, questo sulla menopausa non è ancora accaduto, perché o viene vissuta come la morte del civile, dei sensi e di tutto quanto, oppure come... cioè,
l'estremo opposto, cioè quindi queste Wonder Woman che wow, finalmente menopausa, sesso, droga, rock and roll. Ecco, in mezzo ci siamo noi tappine, che invece, come dire, si devono un po' confrontare con un cambiamento che è importante, quindi quello mi piaceva metterlo senza andare giù troppo pesante, ma neanche facendo finta di niente, perché è una roba che non sopporto, no? Così come quando mi raccontavano che la maternità era meravigliosa, sì, punto a capo, nel senso che fatica anche. E questo o ce lo diciamo, ce lo dite, ce lo riconoscete, oppure appena sperimentiamo un po' di fatica ci sentiamo delle merde. Quindi, scusate la terminologia poco, però è così. Ecco, quindi anche sul tema menopausa mi piaceva dire facciamo che... Infatti grazie perché io sono già in menopausa e trovo che appunto raccontarne, parlarne così, sdoganarla così ci voglia, quindi grazie. E direi che ultimo tema perché nel libro c'è abbastanza costante la ricerca dell'equilibrio, no? Del evolvere, ma una volta che l'hai trovato l'equilibrio comunque te lo tolgono da sotto i piedi. Anche questa parte qua secondo me è intrigante ed è piacevole da scoprire. Perché l'equilibrio non esiste, lo dice una bilancia. Quindi no, è la costante ricerca dell'equilibrio, ma l'equilibrio una volta che lo raggiungi poi lo perdi, tempo un attimo. Ed è questo, quindi il come dice l'analista di Elena, lo spazzino dell'inconscio, il dottor Palunghi, io quello che posso aiutarla a fare è ad essere una barchetta che riesce, come dire, a stare, a reggere l'onda, ma non a passare indenne, cioè a reggere, a starci, quindi a stare in equilibrio. L'equilibrio si cerca, è una costante ricerca secondo me, e quindi anche, ed è tutti i personaggi del libro, ma perché così nella vita cercano quell'equilibrio. E poi ogni tanto lo raggiungono, altre volte no, però quella è la tensione, è quella. Lo dice una bilancia, purtroppo, che sa di cosa parla. Leggerei qualcosa che ci avevi preannunciato. No? Siamo in dialoghi, però. Oppure andiamo alle domande. La vediamo. No, scherzo. Le domande sono finite. Tu hai amato molto il primo, dai, ti interrogo. Allora scendo dentro la borsa, capisci perché poi le persone non vengono, me le interrogo. È vero, ma perché non sono molto brava, io vi chiedo scusa, Fabi. Non voglio leggere il voto, almeno, o l'interrogo? Sempre. La valutazione è sempre positiva. Da genitore non può che essere così. Da genitore di figli sgarruppati, tra l'altro. Hai trovato un pezzo che volete? Quello che volete, nel senso che no, era quando avevo detto le telefonate, le unite. Sì, sì. No, le telefonate del padre, giusto per capire. Però non so se quello. Oppure un pezzo secondo me che può essere un po', che può rendere l'idea. Ecco questo qua. 49, vediamo un po'. Allora, il marito di Elena, che è un professore universitario, un po' noiosetto, cioè non è noiosetto, è tranquillo, lui ha raggiunto in qualche modo la pace dei sensi, ecco. Ma quindi ambisce alla pensione, molto diversamente da lei, perché sogna di andare a vivere in questa casa in campagna che hanno, di piazzarsi lì, belli sereni, eccetera, eccetera. Non è uno sportivone, ma è uno sportivetti, cioè uno che ci tiene un po' tanto al suo fisichetto. Quindi ha iniziato, cioè è andata anche bene ad Elena, perché poteva prendere dei livelli diversi, questa andropausa del marito, perché poteva optare per una giovanissima, che è un'opzione diffusa.
oppure buttarsi nella musica, che è anche un'opzione, batteria tendenzialmente molto rumorosa, oppure nello sport. Lui si è buttato nella bici. Bici, peccato che oltre ad aggirarsi in questi tutini insopportabili che mettono in crisi Elena, l'amore che Elena nutre nei confronti di quest'uomo, perché vederlo è veramente faticoso, cade e si fa molto male. Quindi Elena riceve questa telefonata in cui capisce che il marito lo stanno portando, è su un'ambulanza, lo stanno portando all'ospedale. Arriva all'ospedale di Piacenza e entra in camera. E qui parla Ettore: mi devono operare. Femore, anca, acetabolo, protesi, ceramica, titanio, bisturi, dolore, anestesia. Hai battuto la testa? No, caschetto, protetto. Sicuro? Sì. Strano, sembra tu abbia perso l'uso degli articoli, verbi, congiunzioni, commenta Elena ironica, che dopo aver visto Ettore lucido e soprattutto vivo, si è rilassata. Ma no, signora, stia tranquilla, il nostro campione è solo un po' sotto shock. La interrompe un ragazzo con il camice bianco, che ha tutta l'aria di essere ancora alle prese con la lunga strada per la laurea. Salve, sono Elena Donati, la moglie del campione. Piacere, dottor Michele Nuovi. Certo che suo marito è una bella sagoma. Ha fatto delle storie terribili quando, per facilitare la svestizione e la visita, abbiamo dovuto tagliare la tuta. Mi vuol dire che anche nei momenti più bui c'è spazio per le buone notizie? Cosa intende? No, tranquillo, lasci perdere. La risonanza ha evidenziato una frattura petrocanterica perfetta, irrompe il professor Montebelli, il primario del reparto. Petrocanterica, sussurra Ettore pallidissimo. Interverrò anteriormente, sarà un gioco da ragazzi, prosegue indisturbato il prof. Hai sentito, Ettore? Tranquillo, un gioco da ragazzi. Sostituiremo tessera del femore e acetabolo, ceramica e titanio, molto, molto meglio delle vecchie ossa. Anzi, già che ci siamo, io sarei dell'opinione di intervenire anche sulla tranca. Tanto prima o poi, vista la vita del paziente, sarà da sostituire anche quella. Che ne dici, Ettore? Sarai mica affezionato alle tue vecchie ossa? Domanda Elena, che con discrezione vorrebbe che l'esimio professore si rendesse conto che intorno a quell'anca c'è un intero essere umano in quel preciso momento assai dolorante e molto, molto atterrito. Sforzo inutile. Montebelli sembra non vedere che anca, femore, è il loro bionico futuro. Un dio della chirurgia assolutamente privo di qualsiasi competenza empatica. Avete un'assicurazione? Scusi? Così possiamo procedere più speditamente. Prenoto anestesista e sala operatoria per dopodomani. Tempo 3 giorni ed Enrico è fuori di qui. Enrico? Emilio? Emilio? Ma cosa fa? Ripete quel che dico io? Scusi, ma non capisco. Come si chiama il paziente? Ettore. Ecco. Tempo 3 giorni ed Ettore di nuovo a casa con la meraviglia di anca nuova. Accesso anteriore, testile in ceramica, coppa in lega di titanio, sintetizza il professore con l'aria insofferente di chi non sopporta di dover perdere il proprio tempo prezioso per dare spiegazioni a una tizia che non ha gli strumenti per comprendere. Siamo mica qui a pettinare le bambole, come direbbe Bersani, commenta Elena, che inizia a mal sopportare il piglio sussuegoso del dottorone. Scusi? No, niente, ricorda Bersani, Pierluigi, il politico, una delle sue colorate metafore, come quella sullo sbiancamento dei giaguari. Cosa dice? Bambole, giaguari, Ennio, si esprima, vuole procedere o no? Ettore, si chiama Ettore, sottolinea Elena. Vabbè, Ettore, allora, le operiamo queste due anche? Veramente, io per ora ne farei solo una, balbetta Ettore. È un genio, lei è un codardo. Forse per lei l'ortopedia sarebbe ancora ferma alle tavole di legno di Ippocrate. Lo zittisce il professore uscendo dalla stanza e annunciando a uno spaventatissimo Ettore che l'indomani all'alba sarebbe stato sottoposto a tutti gli esami preoperatori. Ecco, questo è un altro sassoletto che mi tolgo, nel senso che tutti noi negli ospedali abbiamo fatto degli interventi, abbiamo incrociato questi professoroni, no? Che ti osservano il tuo compagno, il tuo figlio, solo ed esclusivamente per quel pezzetto lì. Ecco, che è una cosa terribile, no? Perché sì, no,
Io sono anche un'ex infermiera e devo dire che 25 anni fa lo ero, poi ho cambiato la mia vita, ma ancora allora eri un omero, eri un appendicite, eri, non avevi appunto, ti chiamavano in tutti i modi possibili e immaginabili. Bene, allora io concludo consigliandovi questa lettura, proprio il libro che consiglierò per l'estate, cioè da portarsi in vacanza. Se ci sono delle domande, io ho il mio bellissimo microfono che posso avvicinarvi. Sì. No? Non ho domande, però il suo libro dell'altra volta, no, senza microfono per favore, l'ho apprezzato veramente molto. Mi è piaciuto tantissimo e ancora adesso ricordo con grande hilarità alcune scene che quando le racconto non riesco a non ridere. Io l'ho consigliato a tantissime amiche. Contenta, dai, spero ti piaccia. Io ti do il sì, ti piaccia anche questo. Devo, sì, lo leggerò con calma, adesso io leggo poche pagine alla volta, però sì. Ti dico solo che è una ginecologa. No, è una ginecologa la vittima di questo. No, perché la nostra Lorena è ostetrica. Io mi avvicino perché so già. Io ho detto già tante cose e come ho già detto prima, no? Ok. Io ho preferito di gran lunga il primo, dove ho riso tanto, dove ho fatto anche tanti commenti e come Lorena l'ho consigliato veramente a tante e l'ho anche regalato. Qui ho riso meno, ma perché appunto io mi aspettavo più spessore nei personaggi. Mi sarebbe piaciuto leggere di più della vita, magari con meno storia accessoria, ma più sui personaggi. Beh, ho una passione per Mario. Io ho una passione per Mario, forse perché è un uomo anziano, si avvicina tanto ai miei genitori e un po' io per le persone anziane ho un occhio di riguardo. È vero, me lo sono immaginato anch'io. Mio padre ha 84 anni, se venisse abbandonato da mia madre, che forse non avrebbe mai il coraggio di concedersi una vita così goduriosa e lussuriosa come quella che si è fatta la vita della mamma di Elena, cosa succederebbe a mio papà? Ho apprezzato l'idea di pensare a quest'uomo che improvvisamente si ritrova innamorato, cosa fare del sesso. Anche perché è un uomo gentile. Un uomo gentile, no? Sì, molto, un uomo garbato. E la cura, per esempio, ossessiva che lui ha della sua automobile quando fa il giro dell'isolato e poi la rimette a dimora, curandola, pulendo. Cioè, me lo immagino proprio un uomo molto per bene. E proprio perché me lo immagino un uomo così molto per bene, queste risposte un po' la sanestè della figlia. Ma dagli un po' di credito in più a sto papà, che ce l'hai due giorni, non sai quanto ce l'avrai di più, voglio dire. In più tutta questa storia accessoria di sti figli che hanno portato a casa innumerevoli amiche, amici, fidanzate, non fidanzate, gemelle, piuttosto che insomma, c'è stata un po' troppa confusione, io l'ho vissuto proprio un po' troppo confusionario. Invece il primo mi era piaciuto perché l'avevo letto in maniera molto lineare e qui mi sarei goduta di più i personaggi più appunto più definiti. Bella la storia, mi è piaciuta, l'ho letto in un pomeriggio, quindi l'ho letto veramente divorandolo come per l'altro. Però mi aspettavo appunto, già conoscendo i personaggi, qualcosa in più su di loro, ma più allora magari non su tutti, ma qualcosa di più su ciascuno di loro, senza andare ad aggiungere tutta la confusione che io ci ho letto, ma probabilmente è qualcosa che ho vissuto io, tutti questi amici che andavano e venivano, il magistrato Caselli, giusto? Ecco, che anche quest'uomo che non sale di carne né di pesce si prendesse una decisione anche lui perché mi snerva, legge, ma voglio dire, sei un uomo, sei allora. Ma datti una raddrizzata, se due amiche che non si sanno, non si prendono e sono un po' gelose l'una dell'altra. Ho proprio un po' faticato. Però
però è così, nel senso che queste due amiche hanno un momento, cioè probabilmente no, questo fotografa un momento. Tanta carne al fuoco io ci ho visto, capisci? Poi non lo so, anche il poliziotto, che forse non faccio più il poliziotto, ma vado a fare il cuoco. E Madonna, anche tu! Ma hai presente chi è? No, ho capito, poi, però tutti troppo in una volta. Cioè, mi sono ritrovata in una grande Macedonia e quindi dopo un po' mi sono persa. Ok. E nel terzo... Cioè, ti sei persa nel senso che non sei riuscita a seguirli proprio? No, nel senso che appunto, sì, piacevole, bello, ma troppa roba sto giro. Preferisco che tu mi dica troppa roba piuttosto che... No, beh, non la morte assoluta, voglio dire, non è stato noioso. Però, ecco, avrei preferito più definizione su alcuni. Okay. Per esempio, ho apprezzato la storia di Ettore e... No, la storia di Ettore e Elena che si ritrovano finalmente come coppie e poi babam! Babam! Ecco! No, allora metto un altro elemento nella vita di questa coppia, perché avevano, era il discorso che faceva prima lei, cioè il discorso dell'equilibrio, sì, l'avevano ritrovato. E poi, si riscombina tutto per l'ennesima volta. È stato tutto un rimescolamento qua, un rimettere insieme dei pezzi. Alla fine mi sono fatta la scaletta, Però sto papà, sto Mario, ti prego, due pagine in più dedicate solo a lui. Io andata in crash con Mario. Ma Mario è il mio papà, già l'altra volta avevo questo amore per questo papà. Me lo sono proprio un po' visto, ma come avevo visto, cioè come ho visto qua Ettore vestito con la tutina, con la tutina, esattamente come con la tuta da sup, ma io vedo sempre comunque il film, vi prego, se dovete fare il film... No, io me lo dice, no, hanno opzionato i diritti. Se ecco, molto, però ci vuole, cioè i due protagonisti devono essere loro. Allora, vado io a discutere. Cioè, io non torno mai più perché adesso se mi buttasse... L'anno scorso ti avevo raccontato, no? Com'era nata quella storia. Cioè, era nata con un trattamento cinematografico, di fatto. Cioè, nel senso che c'era stata Angela Finocchiaro, avevamo fatto un po' di chiacchiere, mi avevano detto, ma perché non... Cioè, un bel ruolo femminile, però che sia tra. Ok, e avevo scritto su questo trattamento. Quando ero arrivata alla fine, l'avevo fatto leggere a un paio di persone, tra cui mio marito, lui mi ha detto, ma che fa l'attore, che quindi insomma un pochino, E lui mi ha detto, ma no, guarda, secondo me è un peccato, fallo diventare un libro, perché? Per questa ragione qua, perché i personaggi che ci sono in un libro li puoi far vivere. E sono tuoi. Nel momento in cui questo dovesse diventare qualsiasi cosa altra, quindi un film, una serie, è inevitabile. Ma i passaggi non è solo perché non sono io che scelgo l'attore, l'attrice, ma anche perché tu devi provare a immaginare. Allora, per esempio, io sono una fan assoluta di Pennac. Sì. Ok. Perché non sono mai riusciti a fare un film come gli hanno tentato, è stato fatto, è stato un... Perché? Perché una cosa è scrivere, cioè lui che arriva, spara, escono i fiori, poi crolla, poi quando lo vedi cioè spara. Ma anche perché ognuno di noi mentre lo legge si è fatto il suo film. Sì, ma è proprio che nel momento in cui tu devi calare la parola che tu hai scritto qua nella realtà, deve prendere corpo, inevitabilmente cambia. Poi, in più non sei tu che glielo fai calare, ma sono mille passaggi, sono anche mille casualità.
perché poi dici sì, però fantastico, che adesso non mi viene in mente, ma se dici la Giulietta dell'anno, non c'è più la Giulietta dell'anno, oppure costa tantissimo la Giulietta, e quindi la produzione dice no, facciamo che ci metta dentro una panda piuttosto che la tutina di quel colore fatta così, se cambia colore uno se l'era immaginato vestito così, perde proprio il significato. Infatti questo, cioè la bravura di quando funzionano le cose, perché comunque chi ha fatto la sceneggiatura e poi la regia e bla bla ha tradito il libro, che lo devi tradire, ma l'ha tradito nella sostanza ma non nello spirito. Quindi se tu riesci a mantenere, quindi è quello che devi. Mi ascolterò da casa, no, scherzo, perché se mi, poi mi accusa anche dei personaggi che magari fanno la serie, è finita. Io il Mario me lo scelgo, però esatto. Cioè, allora facciamo che parliamo direttamente. Allora, voi che avete preso i diritti, io Mario, Ettore, ma dovete confluire ad Aosta e parlare con lei, che si chiama esattamente Morina. E non c'è storia, altrimenti non ne usciamo vive. Punto. Poi non è che si discuta molto con me, proprio 2 minuti. Esatto, quei 2 minuti lì e basta. Bene. Perché Mario, chi è che ci vedresti? Ci ho pensato. Ma è malissimo. Ci ho pensato, no, perché ce l'ho ancora lì. Invece no, Elena e Ettore ce li ho. Ah sì, Vai, diceli. Ma gliel'avevo già detto l'anno scorso, la Cortellesi e Claudio Bisio. Ma io ce li ho già, io mi sono fatta tutto il film l'anno scorso, quando la scena in cui loro salgono le scale vestiti con la tuta da sub per entrare nell'appartamento, io vedo Claudio Bisio vestito così con la sua mimica facciale, no, ce lo vedo tutto, tuttissimo. So, credo che potrebbe anche denunciarmi per questa cosa, però io ce lo vedo benissimo con la sua camminata tutta un po', sì, questa adesso bene, allora grazie di essere stati con noi, e se ci sono altre domande, se no procediamo con il firmacopie, ne abbiamo diversi da firmare. Grazie Sandra, grazie.